Oggi voglio parlarvi di digestione, o meglio, se il nostro intestino, il nostro apparato gastrointestinale funzionano al meglio, se il nostro fegato lavora al meglio per noi, ecco che gran parte del lavoro è fatto e che la nostra salute psicofisica è sicuramente sostenuta in gran parte da questi organi e dal buon funzionamento di questi organi. Perché vi parlo di questo? Perché molte delle persone che seguo durante i miei coaching lamentano di problemi digestivi, lamentano magari appunto di problemi digestivi che portano avanti da lunghi periodi e che danno per scontato magari come normalità. Perché? Perché ne soffrono tutti, perché troviamo facilmente farmaci da banco che magari utilizziamo anche tutti i giorni della nostra vita e tutto sommato è un cerotto, un palliativo, ma in realtà cosa possiamo fare per cambiare, per risolvere, per guarire definitivamente il problema? La soluzione non sta sicuramente in un cerotto o in un farmaco che possiamo assumere tutti i giorni della nostra vita, perché il nostro corpo è programmato per farci stare bene. E allora è importantissimo cambiare alcune nostre abitudini, non solo cambiare le abitudini alimentari, quindi cosa mettiamo nel piatto, e vi dirò cosa fare al meglio, ma anche come. Quindi mai sederci a tavola se siamo particolarmente di fretta o stressati. Masticare almeno 30-50 volte ogni boccone, anche i liquidi. E se beviamo un frullato, un estratto, berlo lentamente, consumandolo nello stesso tempo nel quale noi consumeremo la frutta o la verdura scomposta, quindi integrale. Ma non solo, mai mangiare in piedi e di fretta, magari quando cuciniamo è facile assaggiare, questo sì, ma mangiucchiare lungamente fa sì che inizi un processo di digestione nel nostro corpo, tale per cui iniziamo ad attivare i succhi gastrici e sicuramente creiamo dei seri problemi alla nostra digestione. Mai mangiare cose o bere cose troppo fredde e soprattutto respirare e non alzarci da tavola immediatamente appena terminato il pasto. Queste sono alcune delle regole guida, ma veniamo oltre, andiamo oltre. Frutta e verdura devono essere alla base della nostra alimentazione. Molto spesso chi soffre di reflusso segue un'alimentazione che esclude sia frutta che verdura, imputando a questa la problematica. In realtà no, noi abbiamo bisogno di probiotici e prebiotici proprio per sostenere il nostro intestino e la nostra digestione. Ma veniamo ad alcuni specifici. Io suggerisco una cura per almeno un mese di miele di Manuka, 550 metilgrossale tutte le mattine.